Allora, andiamo a vedere i nostri fotogrammi. Partiamo dallo schieramento. Uno schieramento con Delaney che fa la rimessa. Rodriguez, attenzione, marcato da Radosevic, perché un'altra delle magate tattiche di Trinchieri è stata anche quella di provare a mettere un pivot per oscurare il Ciaccio Rodriguez, anche perché tanto se giocava pick and roll poi finiva un esterno, quindi altra lettura interessante, ma in questo caso invece non è bastato. C'è Lidey sui tre punti, c'è Hines sul gomito e poi c'è Kevin Panther. Tutti possono essere pericolosi. Partiamo con il primo blocco, quello di Kyle Hines, che ferma subito Leon Radosevic, gli ex di turno. Dall'altra parte c'è Gist, pronto a prendere eventualmente in consegna Rodriguez qualora deve essere pericoloso. Sotto canestro invece è già battaglia tra Kevin Panther e Vladimir Lucic. Andiamo avanti ancora, c'è Gist che, come detto, va a prendere in consegna il Ciaccio Rodriguez, perché è evidentemente il pericolo numero uno, anche perché fino a quel momento ha realizzato 11 punti nell'ultimo periodo. Lidey lo sa e, vedete, cambia il suo atteggiamento del corpo e inizia ad andare verso canestro. Quasi se ne accorgono i giocatori del Bayern, lo sguardo è rivolto verso quella situazione, e invece poi Kevin Panther di colpo va a prendere ancora il blocco granitico di Kyle Hines, e allora iniziano a cambiare le situazioni, perché Lucic quasi si accorge di aver perso il suo uomo, Radosevic è ancora impastato sul blocco di Hines e Reynolds inizia forse a pensare di essere lì in mezzo in una terra di nessuno. Poi qui è chiaro, è palese, la palla dovrebbe andare a Panther, il giocatore di Milano sta uscendo libero fondamentalmente sul lato destro. Lucic lo rincorre, Radosevic è ancora lì a guardare sul blocco di Hines, Reynolds sta capendo se deve uscire lui a sostituire Lucic, che sta per sbattere contro il blocco di Hines, e invece Delaney, che ha le idee ben chiare, perché non è stata una rimessa casuale, ma è stata una rimessa disegnata perfettamente da Ettore Messina. Delaney, dicevo, che ha le idee ben chiare, ha già fatto partire la palla con il lob. Qui se ne sono accorti fondamentalmente. Vedete Lucic che comunque si è stampato su quel blocco, su Panther. La palla sta volando, Radosevic, Reynolds e Gist, oh mio Dio, succede qualcosa, situazione di pericolo. E poi il secondo più lungo della serata del 20 aprile, quella palla che non sembrava mai scendere dalla retina, e infine tutti a braccia levate a festeggiare il successo dell'Olimpia Milano. Milan with one chance, with one second. And they get their shot as well! And it goes at the buzzer! Ajax Milan! On their first playoff appearance!